mentre dobbiamo ancora aspettare la lì una black che era comunque in ottima posizione con il quinto posto con 28-133. Prima diagonale, salto teso avanti con un avvitamento smezzato, rodata flick e triplo avvitamento. Rondata flick, due avvitamenti e mezzo smezzato, rondata flick, doppio salto carpiato, una combinazione molto complessa perché dopo i due avvitamenti e mezzo smezzati ovviamente bisogna arrivare in una posizione che favorisce l'inserimento della rondata e prendere velocità. Arrivare un po' scarsi dopo i due avvitamenti e mezzo, quando si smezza per fare la rondata, se sei molto scarso, quindi che hai le spalle indietro, fai fatica ad avere la giusta velocità per affrontare la rondata flick e il salto successivo. Una ribaltata con salto teso e due avvitamenti in avanti. E finisce la prova anche Elizabeth Black. Buon esercizio. Sunisa Lee ha ottenuto alla trave 13.833. Allora Igor, aspettiamo il punteggio della Black e poi daremo conto della classifica dopo la terza penultima rotazione, però possiamo già dire che la Biles è al comando con uno stellare 44.599 davanti alla Tang che ha scavalcato la Derweil con 43.299. E terzo posto proprio per la belga che ha in questo momento 42.433. In quarta posizione la Melnikova con 42.333, la cinese Li è quinta con 41.799. E poi c'è la statunitense Sunisa Lee con 41.432. Ripetiamo 13.30 per la Sides. Aspettiamo la Black. E poi sarà conclusa anche la terza rotazione. Ecco il punteggio della Black.